E intanto lascio la parola a Luca che rappresenta la redazione di Biblioteche Oggi Trends e non potendo portarla tutta abbiamo preso solo Luca. Buonasera a tutti, grazie. Intanto porto i saluti del direttore della rivista, il professor Solimine, non è potuto essere qui, e di tutti i colleghi e le colleghe della redazione. Farò vedere un breve video che non ho curato io, ma una collega della redazione, per darvi una panoramica generale e poi magari sarebbe pure integrare alcune indicazioni o eventuali domande, rispondere a eventuali domande. Quindi, tanto grazie per l'attenzione che ci darete. Oggi Trends, la rivista scientifica dell'edificio bibliografica dedicata all'universo della biblioteconomia. Trends si rinnova, diventando una realtà ibrida e contestata per offrire ad autori e lettori la possibilità di approfondire, espandere e arricchirsi di rimando contenuti multimediali e accesso diretto alle risorse bibliografiche che costellano gli articoli. L'esperienza di navigazione è pensata per facilitare il lettore nell'esplorazione. Ogni fascicolo contiene un menu interno espandibile, attraverso il quale l'utente può selezionare gli articoli di suo interesse, oltre a leggere l'editoriale ed esplorare articoli di fascicoli correlati. All'interno del singolo articolo, il lettore può addentrarsi a una lettura integrale della risorsa, esattamente come farebbe nella sua versione cartacea. Ma, all'occorrenza, sono a sua disposizione, a portata di un clic, funzioni di approfondimento. Questa funzione può essere usata per la semplice lettura delle note, che si aprono tanto poco, o per fruire di risorse più complesse, come il recupero del documento tramite DOI, che permette di accedere direttamente, tramite apertura di una pagina esterna, alle risorse citate, senza mai perdere il più del discorso. A seconda del tema dell'articolo, è poi possibile per gli autori inserire anche rimandi multimediali, come risorse sonore, immagini, interviste e video. Tutti gli arricchimenti sono navigabili direttamente dall'interno dell'articolo durante la lettura o in un secondo momento nell'apposita sezione risorse. Anche la bibliografia è navigabile sia dall'articolo che nell'apposita sezione, organizzata in ordine alfabetico. Attraverso la funzione di arricchimento, gli autori hanno anche la possibilità di presentare in prima persona i propri contributi, come nel caso di questo articolo di Alberto Sararelli. Buongiorno, questo numero della nostra rivista dedicata la biblioteca, memoria, abbiamo ritenuto come scientifico fosse importante, direi necessaria, una riflessione sulla raccolta di ambito locale. Il compito di coordinare una tavola rotonda virtuale sulla falsariga di modello utilizzato in uno dei primi numeri della rivista, ancora si parla di forma della lettura. Il compito, dicevo, di coordinare una tavola rotonda è stato affidato a me, quindi volentieri spendo due parole per un nuovo universo di possibilità si apre per i futuri autori e lettori di Biblioteche Oggi Trends, la prima rivista scientifica multistrato di biblioteconomia in Italia. Allora,
Eccoci qui. Allora, avete visto questo breve video di presentazione in cui, da cui in realtà si potrebbe pensare, ok, dov'è la novità? Cioè, si tratta di un documenti ipertestuali dove vengono collegati oggetti e informazioni esterne rispetto alla rivista, come già avviene nelle note a piè di pagina di una rivista di natura scientifica. L'idea di partenza è quella del, diciamo, del concetto di libro a strati, che è stata proposta da Robert Darton, calato su una rivista, e una rivista di natura scientifica. Quindi il primo scoglio a superare è quello di provare a inserire contenuti differenti e aggiuntivi rispetto a quello che è l'articolo in sé stampato su una rivista cartacea, perché Trends, così come Biblioteche Oggi, continua a rimanere una rivista cartacea. Quindi già questo è un primo passo, non è una rivista digitale, è una versione potenziata di una rivista che nasce ed è, continua a essere cartacea, innanzitutto. E aggiungere per gli abbonati e poi per alcuni, per i lettori, per quegli articoli che continuano ad essere lasciati ad accesso libero, poi accesso aperto, una serie di contenuti aggiuntivi che sulla carta non sarebbero fruibili se non leggendo la nota a piè di pagina e copiando, forse a mano, il link, no? L'URL. D'altro canto, lo spazio che c'è sulla rivista cartacea è limitato, perché parliamo sempre di 80-90 pagine a fascicolo, e quindi tutta una serie di informazioni, dati, contenuti che non troverebbero spazio nel cartaceo possono invece essere consultati e fruiti attraverso la piattaforma digitale. Tra questi contenuti ci sono anche tutta una serie di contenuti che i ricercatori, coloro che fanno ricerca, coloro che scrivono gli articoli, spesso producono, ma che non sempre hanno poi una effettiva possibilità di fruizione. Per esempio, autori che facessero un'indagine qualitativa e effettivamente realizzano magari delle interviste, dei focus group, che magari vengono trascritti, di cui, diciamo, i contenuti, i risultati vengono trascritti e dati come semplici allegati a un articolo, in questo caso potrebbero trasformarsi in video interviste. E quindi al lettore non si dà solo quella che è la trascrizione testuale, ma anche quella che è l'esperienza concreta del ricercatore o della ricercatrice nel momento in cui realizza con i soggetti coinvolti l'esperienza dell'intervista. Ma allo stesso tempo, e questo e chiamo in causa, diciamo, un articolo dell'ultimo fascicolo, che è quello sul gioco in biblioteca, che ha ricevuto diversi arricchimenti, c'è lo spazio per introdurre una serie di risorse che permettono al lettore di accedere direttamente e andare più in profondità nel contenuto dell'articolo. Nel caso dell'articolo sul gioco in biblioteca, nell'ultima parte si parla molto di giochi di ruolo in biblioteca. Magari molti dei lettori non sanno che cosa è il gioco di ruolo, o ha alcune idee, o hanno un'idea di cosa sia il gioco di ruolo. Dare la possibilità di accedere direttamente, per esempio, ai cosiddetti quick start, cioè piccoli manuali di giochi di ruolo italiani e stranieri che permettono di iniziare a giocare subito a un gioco di ruolo da tavolo. Oppure dare, per esempio, l'esperienza di podcast, che sono una risorsa che si è sviluppata molto negli ultimi anni. Pensate che il più antico podcast di gioco di ruolo italiano è del 2013, in cui si gioca dal vivo, quindi ci sono delle persone che attorno al tavolo fanno sessioni di gioco di ruolo, ed è anche in italiano il primo esempio, ed è anche diffuso in tutto il mondo, anche a dimostrazione, diciamo, della qualità, no, anche dell'editoria ludica italiana nel mondo. Poter dare esperienza, quindi anche far fare esperienza ai lettori di sessioni di giochi di ruolo in podcast, o anche appunto di giochi, o di dare fonti di prima mano, come per esempio potrebbe essere in questo caso
ve lo faccio vedere perché è molto legato al discorso anche dell'accesso aperto, i System Reference Document di Dungeons & Dragons, che è la documentazione ufficiale pubblica di questo gioco, che nasce alla metà degli anni 70 e che la casa editrice rilasciò ad accesso aperto per permettere di sviluppare nuovi giochi sulla base di quella documentazione. Pensate che proprio in questi giorni, ecco, faccio l'esempio pratico, in tutto il mondo c'è molto fermento perché l'editore vuole applicare una licenza Creative Commons a questa documentazione. Una licenza di Creative Commons CC BY, quindi quella che noi subito prima del pubblico dominio, la più ampia, c'è un grande fermento di confronto all'editore perché non la popolazione, diciamo, i giocatori di ruolo non vogliono, l'editoria non vuole che venga applicata una licenza Creative Commons, cosa che noi invece spingiamo, no? Noi come bibliotecari cerchiamo di spingere nell'adozione nella pubblicazione, nell'editoria scientifica e pubblica. La possibilità di dare al lettore questo accesso è per noi una sfida, ma è una sfida che non si esaurisce qui, questo è solo un primo passaggio, perché l'idea è quella di fare in modo che da Biblioteche Oggi Trends si dia accesso a quelli che sono i contenuti dell'editore, quindi mettere anche in rete in maniera ipertestuale i vari contenuti dell'editore, quindi anche i libri. Sapete che i fascicoli di Trends sono fascicoli monografici e quindi trattano specifici temi, e in generale dare un'esperienza di navigazione che sia il più possibile immersiva all'interno del catalogo editoriale ma anche all'esterno, e in un secondo momento, sempre più andando a approfondire questi strati, che ci sia la possibilità di offrire anche i contenuti originali prodotti dagli studiosi stessi, e quindi anche per esempio i dati della ricerca che vengono raccolti, che vengono messi a disposizione ai lettori per poter anche verificare quello che effettivamente i ricercatori hanno dichiarato negli articoli e magari generarne di nuovi. Quindi in realtà questo processo di sviluppo è appena l'inizio e, diciamo, l'idea è quella appunto di avere questa rivista strati che possa andare al di là della sola rivista cartacea o del contenuto dello specifico articolo. Non so se avete già avuto modo di consultare il fascicolo che è stato pubblicato recentemente, di dicembre 2022, e l'idea è quella di andare sempre più avanti con i prossimi fascicoli. Ecco, anche qui è un po' la novità è anche che è stata in qualche modo messa un po' da parte quella che era la precedente piattaforma OJS, che è quella più diffusa dalle riviste scientifiche e anche dalle riviste di biblioteconomia, che rimane come nella sua funzionalità di gestione della peer review, ma che invece poi rimanderà sempre più a questa piattaforma per la pubblicazione dei contenuti, che si spera siano sempre più contenuti poco rinchiusi nella forma del PDF. E niente, questo. Grazie, grazie per l'attenzione. Grazie a voi.